A due passi dal Viminale, in un angolo di Piazza Vittorio Emanuele II, quasi nascosta alla vista, c'è una piccola perla di proprietà del Fondo Edifici di Culto del Ministero dell'Interno e la chiesa di Sant'Eusebio all'Esquilino. Al suo interno è recentemente tornato al suo originario splendore un affresco del 1759 di Anton Raphael Mengs, raffigurante la gloria di Sant'Eusebio. Ad intervenire sulla preservazione dell'opera e del restauro sono stati il Fondo Edifici di Culto e la Sovrintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma. Gli interventi hanno interessato sia il sottotetto della chiesa, particolarmente danneggiato da infiltrazioni d'acqua e umidità, sia il recupero dell'affresco, partendo dalla rimozione di uno strato salino e macchie che coprivano quasi interamente la superficie pittorica. Nascoste dal tempo, sono emerse oltre 60 figure, prima quasi invisibili, tra angeli, santi e sante, la Maddalena, Sant'Agnese, Sant'Elena, la Trinità. Più chiaro ora il gioco prospettico voluto dal Mengs, con un fascio di luce che passa dietro il martire e il gruppo angelico che lo circonda, fino a giungere ad illuminare i volti degli angeli nella parte bassa dell'affresco, dando profondità all'opera. Visitare la chiesa di Sant'Eusebio all'Esquilino oggi significa riscoprire le molte altre opere qui custodite. Un coro ligneo risalente al XVI secolo, intagliato con figure di santi e arabeschi, una pala di San Celestino V che rifiuta la tiara, realizzato da Giulio Solimena, l'immagine della Beata Vergine Consolatrice con il Bambino di Pompeo Patoni, due organi a canne, quello più antico che risale al 1740 ed uno più recente del 1934, situato sulla cantoria in controfacciata.